Calcionate. I commenti in Casa Rossoazzurra. Programma a cura di Gaetano Ligretti. Ben ritrovati amici di Globus Television con questo nuovo appuntamento con Calcionate. Io sono Alessio Nicotra e come ogni lunedì ci ritroviamo qui con il mister Turi Di Stefano e con i nostri ospiti per commentare il match del weekend del Catania. Ricordiamo il Catania ha giocato appunto contro il Catanzaro in trasferta e il match è finito a reti bianche 0-0. Ne parleremo oggi, parleremo di questo, parleremo di tanti altri temi. Io innanzitutto saluto la presenza fissa alla mia destra, il mister. Buongiorno, mister. Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. Siamo in quell'orario in cui ci possiamo permettere tutto, mister. Buon pomeriggio a tutte le nostre tifosi che ci ascoltano, sono numerose e questo ci può far solo piacere. E presentiamo però i nostri ospiti, perché abbiamo ospiti importanti con cui parleremo appunto di questa partita. Innanzitutto alla mia sinistra abbiamo un altro mister, un altro allenatore che ci è venuto a trovare, cioè Saro De Cento. Buongiorno. Buonasera a tutti, grazie. Poi abbiamo un'altra conferma del nostro programma, è già venuto ospite, è venuto a trovarci anche da spettatore, quindi si è divertito, il fatto che sia qui è sempre un piacere, Nino Cantone. Ciao a tutti. E poi ci è venuto a trovare anche il responsabile del sito orgoglioepassione.com, con cui approfondiremo magari qualche discorso un po' più tecnico, statistico, so che sei molto ferrato a riguardo, Davide Scuderi. Buonasera, ciao a tutti. Allora io direi innanzitutto appunto di attenzionare il match di ieri e inizio proprio da lei, mister. Un Catania che ha tenuto bene, ha avuto la possibilità anche di vincere contro un Catanzaro che è risultato essere molto sterile, soprattutto da un punto di vista offensivo, ma un Catania a cui è mancato ancora una volta il gol. Quale può essere secondo lei la cura che Pippo Pancaro può somministrare a questa squadra per riuscire a far ritrovare il gol agli attaccanti, per riuscire a ritrovare la rete? No, cura non ce n'è. Naturalmente l'assenza di Calella è stata fondamentale, in quanto Calella come capocannoniere di questa squadra ovviamente la sua assenza si fa sentire. Io credo che ho visto un paio di partite del Catania nel momento in cui stava andando discretamente bene, fate quello con in casa col Monopoli, e posso dire che l'ho vista abbastanza arrembante, abbastanza aggressiva. Io in questo momento credo che stia pagando un po' lo scotto della, come si suol dire, del rincorrere la salvezza a tutti i costi, e quindi bisogna solo avere un po' di pazienza. Questa squadra fra qualche giorno, non tra qualche mese, tra qualche giorno sono convinto che si riprenderà e ricomincerà a fare punti di salvezza, quelli che bastano. Nino Cantone, io voglio chiederti una cosa da grande ex calciatore il quale sei. Ti voglio chiedere una cosa proprio riguardo alla partita di ieri, perché ieri un fattore determinante, soprattutto nel primo tempo, è stato il vento. L'abbiamo detto in apertura, prima della trasmissione col mister ne parlavamo anche con te, questo vento che ha condizionato sicuramente la gara, soprattutto nelle prime battute. Neanche i portieri riuscivano a rinviare la palla se non appunto toccandola bassa. Quanto può influenzare il fattore climatico la prestazione di un giocatore? Quanto può essere difficile giocare contro vento, sotto la neve e quant'altro? Beh, in questo caso contro vento. Io, come ho scritto in un articolo che ho fatto per Istinto Rosso Azzurro, ieri ho visto tutta la partita e devo dire onestamente che non ricordo né di aver disputato nella mia carriera né di aver visto una partita con così tanto vento, e effettivamente era sul, diciamo, al limite della sospensione inizialmente. Certo che in presenza diciamo di un elemento fisico come questo ci si trova, cioè non è che ci si allena con il vento, ci si trova un po', diciamo, spaesati da un punto di vista di quella che è il Catania, grazie anche all'errore del Catanzaro, perché Catanzaro ha vinto la scelta del campo e ha scelto il campo contro vento, sapendo che nel secondo tempo avrebbe giocato a favore vento. Io questi sono i pensieri dei maghi, che uno pensa che poi il vento possa sicuramente continuerà e ce l'avranno a favore. Il vento poi infatti un pochettino è cambiato e rispetto al primo tempo si è calmato tantissimo. Io ho visto una partita
tra due squadre che è mediocre, anzi il Catania è mediocre, il Catanzaro una, a me sembra una squadra di promozione. È perché questo per dimostrare il tasso tecnico che c'è attualmente in Serie C. Il Catania gioca con vabbè, poi magari lo dovrò dopo. Lascio la parola agli altri. Continuo. Il Catania gioca con quasi come se si riflettesse in uno specchio per godere delle proprie giocate. Non si gioca così in Serie C, non si gioca così in un campionato del genere, sia perché i giocatori del Catania non hanno le qualità, perché sono giocatori più tecnici rispetto agli altri, ma rispetto agli altri, non è che siano giocatori in maniera eccessa tecnici, però più tecnici rispetto agli altri. E quindi cercare di giocare la palla a terra, quando per esempio si è manifestato questo modo di essere della partita, il cui protagonista è stato il vento. Giocavano con le palle lunghe, ma le palle lunghe spesso e volentieri, o comunque i passaggi forti spesso e volentieri venivano o si allungavano grazie al vento che c'era, e quindi praticamente tutto andava. Io non ricordo, non so come, infatti non sono d'accordo sulla tua disamina iniziale, non ricordo un tiro in porta del Catania se non un paio fatti da fuori area, perché qualcuno intelligentemente, tipo Russotti, ha cercato di tirare, dato che aveva il vento fuori, ha cercato di tirare in porta. Ma al di là di questo, io dico, ma dove sono gli attaccanti? Cioè, io trovo gli attaccanti anche in una squadra mediocre come il Catanzaro, che in un modo o nell'altro ha cercato, sia contro vento che nel secondo tempo, in un modo o nell'altro ha cercato qualche soluzione. Ma il Catania c'ha giocatori che non hanno spessore, non hanno quella personalità per creare, smarcare e mettere in condizione di far inserire i centrocampisti. Io tutte queste cose io non le ho viste assolutamente. Ho visto, questo sì, i due centrali bravissimi, forse i migliori della categoria. Il Catania non capisco come non abbia fatto giocare Nunziella, che è il migliore esterno sinistro della Serie C. Ho letto dalle dichiarazioni di Pangolo che non l'ha fatto giocare per farlo riposare. Ma riposare di che? Il Catania gioca una partita ogni settimana, non c'ha né Coppa Italia, né Champions League, né Coppa UEFA, non c'è nulla, gioca una partita ogni settimana. Non capisco cosa voglia dire riposare. Io obiettivamente devo dire che Pancaro, così come tutta la squadra all'inizio del campionato, mi ha letteralmente messo fuori strada, perché mi avevano entusiasmato quando avevano fatto quella rimonta immediata nell'arco di 10 giorni. Ma obiettivamente cioè adesso mi stanno facendo ricredere, perché non hanno variazione di gioco, non gioca sempre in una determinata maniera. Io obiettivamente, se poi ci vogliamo mettere all'ultimo minuto quella palla, quel colpo di testa che ha fatto il nostro attaccante e che il cui portiere avversario ha fatto una grande parata, ma se questo vuol dire creare delle occasioni, io non lo so. Nino, io concordo sulla tua analisi, concordo sul fatto che, come diceva anche Mister Decento, il Catania non stia vivendo un momento esaltante, che sta vivendo oggettivamente un periodo di confusione, in cui Pancaro stesso, che aveva a inizio stagione indovinato tutte le mosse, sembra non a fare delle scelte discutibili. È anche vero che dobbiamo considerare il fatto che il Catania è a quota, se non ricordo male, 33 gol fatti, del sesto attacco del campionato, pur rimanendo comunque in fondo alla classifica. È anche vero che comunque ci sono squadre che hanno segnato, che sono più in alto del Catania, hanno segnato molto meno. È anche vero che il Catania ultimamente non sta riuscendo a trovare la via del gol, quindi nella partita di ieri, come dicevi giustamente tu, ci sono stati dei tentativi, ma sono stati dei tentativi tutti portati dai centrocampisti sterili. E da non ci sono stati tentativi per fare azione, per andare ad attaccare, non ci sono stati tentativi. Il discorso abbiamo un'ala destra che corre forse più veloce. Io mi ricordo un mio ex compagno del periodo giovanile, che si chiamava, molti lo conoscono a Catania, lo chiamavamo Tanalupa. Lui arrivava, gli facevo un cross, lui arrivava prima della palla. E noi abbiamo un'ala destra che è velocissima, ma basta, è finita lì.
cioè non costruiscono il centrocampo, l'anima di una squadra, non esiste completamente. Il centrocampo è quello che, se non ci fossero i due centrali, il Catania forse sarebbe oggi retrocesso, se non ci fossero i due centrali. È impensabile quello, cioè non c'è un anche quando giocano in casa. Se noi vediamo le partite che il Catania ha fatto le ultime, io lo ricordo per non andare oltre le ultime partite, anche quando giocano in casa le squadre che affrontano le fanno diventare l'Ischia, la Juventus, le fanno diventare squadrone perché gli offrono occasione per fare gol. Quindi hanno neanche quella, non sentono neanche quella spinta del pubblico. Diciamo ci sono squadre più preparate del Catania per questa categoria. Sì. Benevento, non ci scordiamo Benevento, Casertana, Foggia. Sono squadre già proposte da 3-4 anni a vincere un campionato che diventa ogni anno più difficile. Basaro, quante squadre sono? 5. E il Catania, è molto mediocre, hai detto bene. Molto mediocre. È un discorso che andrebbe approfondito perché giustamente il Catania deve puntare ad altri obiettivi. Oggi non glielo puoi chiedere, manco magari... inizio campionato, perché una squadra che ti vince 5 partite di seguito non ti aspettare che viaggia con quella media. Certo, assolutamente no. Campionato... E lo avevo proposto a tanti amici miei o colleghi di il Catania vince, no. Il Catania dopo l'esplosione iniziale non vi aspettate di vincere il campionato perché non ce la può fare. In quel momento là era una questione nervosa. Ma scusami, è riuscito a vincere 5 partite, poi si fermava. Scusami Sara, tu il Catanzaro come lo giudichi? Una squadra forte? No, assolutamente, no, assolutamente. Allora Pangoro ha dichiarato questo, che hanno incontrato il Catanzaro una squadra forte. Sicuramente si mette un po' le mani avanti. Davide, secondo te come può risollevarsi la situazione? Cioè noi abbiamo parlato, come diceva giustamente Mister De Cento, inizio anno c'era l'euforia di questo inizio, questo sprint iniziale, questa possibilità di riprendersi subito la Serie B, ma ad oggi le cose stanno in maniera diversa. Bisogna accettare la realtà innanzitutto, la domenica bisogna accettare il risultato, quello che viene. Gli ultimi 7 pareggi che ha fatto il Catania, che sono stati 5-0-0, un pochettino l'ambiente si è un pochettino è andato un pochettino su di giro al contrario. Pensavamo che con le prime vittorie, l'azzeramento della penalità subito, immediatamente, già la cosa sembrava che non doveva succedere nulla. Invece secondo me poi è successa una cosa importante: il Catania in tutto questo periodo non ha più una formazione tipo. Un'altra cosa, non abbiamo durante i 90 minuti non c'è uno che salta l'uomo, non abbiamo più un centrocampo che avevamo prima, non c'è un filtro. Perciò i nostri attaccanti, anche se il Khalil è già uno della categoria abbastanza affermato, a suon di gol, quando giocava G col Crotone, con la Salernitana, ha fatto gol a doppia cifra anno dopo anno, un attaccante si trova nel suo ruolo spaesato. Perché io ho visto... Arrivano pochi palloni. Io ho visto una cosa che lui ha fatto, la partita quella prima, lo 0-0 che mi ha fatto con il Lecce, ha svirgolato un tiro in attacco che sembrava un difensore, non un attaccante. Secondo me il problema sta proprio nei primi 11. La Catania ha un po', già che non ha una formazione tipo, non ha nessuno che salta l'uomo. E i nostri tempi in Serie A abbiamo Gomez. E io in riferimento a questa categoria non vedo nessuno. E purtroppo però sono categorie diverse. È vero che sulla carta, e come dici tu, sulla carta però ci sono giocatori che potrebbero avere la tecnica per questa categoria per saltare l'uomo. Penso a Calderini, penso a Russotto stesso che è rientrato, ricordiamo, solo nell'ultimo match contro il Catanzaro dopo essere stato fermo per infortunio. Però chiaramente da questi giocatori, proprio per il nome che hanno, proprio per le caratteristiche che hanno, come dici tu, giustamente tu, ci si aspetta molto di più. Certo che si aspetta di più. Io penso una cosa, io penso che domenica con la Casertana sarà una partita a viso aperto. Sì. E qualche caratteristica difficile di qualche comunque nostro giocatore, lo so, è una gara molto difficile. Difficilissima, ragazzi. È difficile. Però ho visto il Catania che nel momento che deve fare la partita c'è. Anche se a Catanzaro la prestazione è stata sotto della mediocrità, perché è stato di un 5, non di più, di tutta la squadra. Io sono convinto che le prossime gare che verranno ci sarà un mondo di svolta. Mister, io sono colpito dal suo silenzio, il che mi preoccupa. Io ascolto. Mi preoccupa perché voglio sapere invece lei cosa ne pensa del match di ieri. Penso ne stiamo parlando, cioè il vento l'ha fatto da padrone. Indubbiamente io l'ho definita un triangolare, Catanzaro, Catania, vento. Questo triangolare ha vinto il vento, chiaramente, che l'ha fatto da padrone. E giustamente, come diceva Nino, quando ci sono questi problemi climatici che vedi il vento forte,
La palla non si può giocare mai alta, ma se non rasoterra, e la squadra deve essere più accucciata, mai allungarsi, perché se si allunga chiaramente la palla farà una palla pazza, come si suol dire. Quindi per cui è una gara ieri da commentare fino ad un certo punto. Non posso dare un giudizio ben preciso, perché quando tu in una gara del genere porti un punto anche a Catanzaro, un Catanzaro può essere più scarso o meno scarso dal Catania, non mi interessa, però l'episodio ti può anche condannare, perché la palla magari con il vento la può portare dentro l'aria e qualcuno destra magari può fare il gol o viceversa. Quindi per cui è un punto da tenere caro in questi periodi. Io ho fatto un'analisi ben precisa, nel senso che sarò ripetitivo, nel senso che il Catania, a mio modestissimo avviso, ha la bellezza di 25, 10, sì, 35 35 basta, scusa Manino, basta. Io faccio il mio commento, continuiamo. Nino, io faccio, io non ti ho interrotto. Nino, io non ti ho interrotto. No, no, però scusami, io ho la mia opinione, tu la devi accettare, come accetto la tua opinione. Accetto, però voglio dire. Ma no, la devi accettare. Non la puoi condividere, ma la devi accettare. Ma io l'accetto. Il Catania. Non la condivido. Poi magari quello che poi mi non interessa. Per me il Catania 35 punti. Sì. Ne ha fatti 35 punti, ha fatto di fatto. Poi ne possono recitare, si possono togliere anche tutti i punti se trovano altre situazioni. Però il Catania di fatto ha fatto 35 punti. Con tutte le problematiche che ci sono state, che ci sono ancora, non ci scordiamo questo, le problematiche societarie non è una cosa, non è Catania, è Catania. Catania ha un seguito di città enorme, non è una piccola società o una piccola città. Quindi dove è giusto anche attenzionare queste cose. I ragazzi sono di Serie C, dobbiamo accettarli, e noi che parliamo noi altri di giocatori che sono passati in Serie A avevano altre qualità, altre categorie. Noi altri in Serie C, o Lega Pro come si chiama oggi, li dobbiamo accettare per quello che c'è. Ora succede questo, che il Catania, dove purtroppo oggi sì, non c'è una condizione, una direzione diciamo societaria ben definita, sì. Vedi come vivono, voi altri avete fatto i giocatori a un certo livello, esatto, dove come si vivono queste cose. È chiaro che nella testa dei giocatori anche l'inconscio è una cosa normalissima che si vive. Dove lo stadio Cibro, una volta, Cibro, io chiamo sempre Cibro, dopo Nino ci ha giocato ad alti livelli, dove la pressione del tifoso è enorme, o sbaglio Nino, è enorme, quindi il giocatore, perché calandosi in questa categoria, si trova un po' un attimino, diciamo, sbandato, come si dice la parola, io dico papale. Esatto. Sì, ne abbiamo parlato anche nella scorsa puntata. Quindi è giusto che noi altri dobbiamo vivere alla giornata, perché ci sono altre 11 finali. Le 11 finali che noi altri, cominciando dalla prossima, dobbiamo attenzionare. Sì, la prossima, ricordiamo, come abbiamo già accennato, sarà il match che vedrà il Catania ospitare la Casertana, che è una squadra sicuramente preparatissima, non per caso è nella parte alta della classifica, anche se ultimamente non sta vivendo un buon momento, magari ne parleremo però al solito in chiusura. E un'altra cosa che dobbiamo dire, appunto, col punto di ieri, il Catania è arrivato a quota 25 punti, ricordiamo appunto, come diceva lei giustamente, 10 punti di penalizzazione, mentre il Catanzaro rimane a una lunghezza rispetto alla squadra etnea. Noi, mister, poi dopo vedremo anche gli highlights. Ora sì, andiamo in pubblicità, perché poi rientrando dalla pubblicità avremo un altro collegamento telefonico con un altro ex grande giocatore, cioè Mimmo Labrocca. Quindi rientreremo, telefonata, highlights, continueremo a commentare con i nostri ospiti il match di ieri, parleremo delle prossime gare, di queste 11 finali di cui parlava lei, a partire da quella della Casertana, e torniamo subito. E rieccoci qua, mister, ha visto, siamo mancati veramente pochissimo. Noi ora, fra un poco, avremo Mimmo Labrocca al telefono. Nel frattempo, appunto, ricordiamo anche i numeri, perché per chi ci volesse scrivere, per chi ci volesse chiamare, vi ricordo il numero WhatsApp 340 051 12 86, mentre il fisso per chiamarci in diretta 095 81 88 692.
con Mimmo La Brocca. Mimmo La Brocca che è stato un altro ex un altro grande ex calciatore, in particolare del Catania, con cui ha vissuto tante tante annate, tante tante presenze. Mister, lei cosa si ricorda? L'ho visto giocare, lui era anche col Siracusa. Sì. Ha giocato ovviamente con il capitano Nino Cantone. Io lo dico sempre il capitano, perché per me, a prescindere, magari abbiamo qualche dia di è il mio capitano. Vabbè, un ma catene, ci sta, ci sta a confrontarsi. Un cuore sorso azzurro, quindi c'è poco da... E ci sta La Brocca potenza sulla fascia sinistra, se non erro. Era la forza della natura. Probabilmente nei nostri giorni, sicuramente, a mio modestissimo avviso, avrebbe giocato in Serie A. Sicuramente, per la qualità che c'è oggi in giro per le varie società. Ma io citerei tanti ex giocatori del Catania negli anni precedenti che avrebbero fatto una figura eccezionale, non c'era bisogno di avere molti stranieri nel nostro campionato, quando viene nella nostra città. Quindi per cui io lo ricordo con poi oltretutto scuro, capelli lunghi, credo che proprio io lo definivo un tipo marocchino, grosso modo. È nato in Libia. Ecco, bravo. È italiano, dei genitori sì, italiani. Sì, sì, ma indubbiamente. Quindi aveva quella forza della natura, quell'agonismo. Ma aveva anche una buona tecnica, non bastava solo l'agonismo. Mister, ma queste cose le può dire direttamente al nostro Mimmo La Brocca, perché mi hanno fatto segno che è già collegato con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Stavamo parlando proprio di lei, il mister Turi Di Stefano ci stava raccontando quello che si ricordava appunto di lei come calciatore, ci stava dicendo che secondo il suo parere ad oggi lei potrebbe tranquillamente giocare in qualsiasi società di Serie A. Non credo. No, è troppo modesto, no. Sì, lo so. Parlavamo appunto del match di ieri tra Catanzaro e Catania, è finito 0-0. Lei ha vissuto per tanti anni la realtà di Catania, anche quella chiaramente di Siracusa. Ha vestito però la maglia del Catania per, se non vado errato, 7 stagioni circa, tra il 75 e 81 e poi diciamo quando tornò nell'82-83. Come vede il Catania in questo momento, in Lega Pro, questo momento non esaltante del Catania? Ma purtroppo è partita con un handicap che gli ha tagliato le gambe, quindi a inseguire è sempre difficile. Per quest'anno è necessario che si salvano e poi il prossimo anno devono puntare a qualcosa. Mister, secondo lei, cioè cosa? No, prego. Sì, no, perché io sentivo qua Nino Cantore che appunto è stato anche suo ex compagno, quanto ho capito, ed è qui con noi. Me lo saluta tanto. Mimmo, alza la voce. Hai sempre la stessa voce di i 40 anni fa, quando più forse anche di più, quando giocavamo assieme. Dai, ma alza un pochettino la voce. Ora la puoi alzare sta voce. Era sempre, non parlava quasi mai. Ma faceva i fatti. Faceva i fatti. Io parlo poco. Parla poco, lo so. E io allora le chiedo qualche aneddoto sul nostro Nino Cantone a questo punto. Rispondiamo così. No, ma è un grande Nino, è stato sempre un centrocampista, un amico, modesto. Visto. Sì, forse ho alzato la testa quando ho cominciato a fare il capitano. Io di Mimmo, allora, mi è rimasta sempre, mi rimarrà sempre, tipo una foto, no? Sapete quando si parla dei film western che ci sono, film western e immagini quello che c'ha le pistole? Io tutte le volte che penso a Mimmo, lo penso perché lo vidi una volta durante l'intervallo di una partita. Noi avevamo gli spogliatoi e poi dal lato delle docce, le bagne, eccetera, c'erano le finestrine da cui si vedeva il campo, erano sotto la tribuna C. E lui era con la sua Marlboro, Io non gli dissi niente, perché ognuno è fatto così, ognuno è giusto che... Ma per me è rimasto sempre, io ce l'ho sempre con quella figura, che lui fuma la Marlboro perché lui parlava poco, faceva i fatti. Ma probabilmente quella Marlboro gli faceva scaricare la tensione. Ti voglio sempre bene, Mimmo. Era l'ossigeno per me. Invece di togliermelo, me lo dava.
Ma ancora oggi si usa questa forma di fumare la sigaretta. Ma un io po' ricordo un aneddoto nascosto, ovviamente. Ma chi è? Due anni da farlo? Sì, sì, se ne usa tantissimo ancora. Io avevo un collega, Maurizio Schillaci, che conosciamo un po' tutti quanti, la sua storia. Negli spogliatoi, questa fine del tempo, si andava in bagno e fumava. Ovviamente sapevamo, ma non vedevamo, perché mica doveva pestare la situazione. Ma c'è ancora gente che usa ancora ora nei dilettanti. Qualcuno prima, un attimino prima. Stiamo parlando anche là, professionisti, anche... in Serie C stiamo parlando. Anche ora, nei dilettanti, però... un minuto prima, quello entra in bagno, a due tirate della sigaretta. Sì, però poi dopo entrava in campo e correva come pazzo. Io mi ricordo di La Brocca, guarda, io non ho visto solo giocare a Catania. Mi ricordo che la fascia la faceva tantissime volte. Esatto. E a differenza di quello che hai detto tu, caro mister Di Stefano, credo che lui sia un terzino destro. La Brocca è vero o no? Sì, sì. Non sinistro, no, ma lui da qua ha giocato a destra tanti anni. No, no, sì, ma era anche a sinistra, è vero. Quello sì, che dici tu è vero, ma io l'ho visto giocare anche a sinistra. Questo ci è rimasto in me. Ma grande perché corridore, ma difatti, anche se mancava un po' di tecnica, però sulla corsa tu lo amavi. Questi giocatori li ami perché per la squadra corrono tanto, no, a sfinirsi completamente. Ma guarda, che lui è stato nella storia del Catania dopo Limena, che è stato il primo terzino sinistro che andava sulla fascia. A quei tempi stiamo parlando, non è che c'era. Lui è stato subito dopo Limena, lui è stato quello Ghedin è stato un paio di anni, ma, esatto, poi è venuto lui. Lui è stato quello che grande corridore, non aveva avvertito la differenza tra dei campionati, perché veniva dalla C del Siracusa e veniva e giocava in B e poi ha giocato in A. Ora, quindi, ragazzi, di che stiamo parlando? Stiamo parlando di gente che, anche se allora ci sembrava che avessero poca tecnica, oggi, come dicevi tu, tranquillamente potrebbero giocare in Serie A, tranquillamente. Ora, siccome lui parla poco, io gli volevo chiedere. Giustamente Alessio ha detto, dice, come si vivono queste cose, queste faccende. Lui è stato nel periodo di Massimino, se non sbaglio, no? Quindi chiaramente per noi altri è stato un grande presente e resterà per sempre. Tu, Mimmo, come avevi il dialogo, l'impatto con Angelo Massimino? Dove devi rispondere? L'impatto com'era? Non devi spiegare. Massimino è stato un grande, era un padre per noi, ci è stato sempre vicino, voleva stare al centro dell'attenzione, però per lui eravamo tutti dei figli, era un'altra cosa. Era la vecchia presidenza ancora c'è. È così. Esatto, lo diranno tutti. Nino, dopo molti anni, sai perché ho fatto questa domanda? Non per noi altri, ma per chi ci ascolta, per i giovani che ci ascoltano in questa trasmissione. Mister, la ringrazio anche io. Debbono capire chi era Mimmo La Brocca, chi era Massimino, chi eravate voi altri ai tempi del Catania. Questo è giusto che ci ascoltano. È giusto che i giovani, attraverso queste testimonianze, esatto, di Mimmo, l'altra volta è stato Cicere, poi Fogli, attraverso tutte queste testimonianze, i ragazzi di oggi devono recepire il messaggio positivo, esatto, di quello che è il calcio, e deve essere il calcio, cioè l'umiltà, la lealtà, il famoso terzo tempo. Noi ce l'avevamo tutti, perché in campo noi ce le davamo di Santa Regione, non è che non ce le davamo di Santa Regione, ma finita la partita c'era il famoso terzo tempo, anche non espresso in maniera, ma comunque c'era il famoso terzo tempo. Un calcio più genuino, sicuramente. Sì. Signora Brocca, io solitamente faccio chiudere al mister, però il mister già ha fatto una domanda e quant'altro, quindi io prima di liberarla, intanto la ringrazio per essere stato con noi, prima di liberarla voglio fare io l'ultima domanda. Cioè, abbiamo parlato appunto del passato, di questo passato da giocatore, ma qual è il suo presente? Il mio presente è che da quando ho smesso di giocare sono 30 anni in più. Non sono mai andato allo stadio a vedere una partita. Così per scelta personale contro il calcio di oggi? Per quale motivo? Sì, mi ha deluso tantissimo. Va bene, io la ringrazio per essere stato qui con noi, è stato un piacere. Io lascio l'ultimo saluto, però al nostro amico Nino. Grazie per essere intervenuto.
ti voglio, tu lo sai benissimo, ti voglio tanto bene, spero, ti faccio tanti auguri per il proseguo del tuo lavoro, delle tue cose, tanti auguri a te e alla tua famiglia, spero che ci possiamo risentire, ma soprattutto rivederci presto, esatto. Vediamo se mi riesce quello che sto organizzando, e tu lo sai. E questo fa piacere, bene, rivedere un po' le vecchie glorie del Catania, con piacere, veramente, ti aspettiamo con gioia. Al lupo per la scuola calcio, Nino. Grazie Mimuzzo, grazie. Grazie, grazie. Grazie mille per essere stato con noi. Una buona serata. Grazie. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Vedi, quando ci sono queste tematiche, anche se parlano poco, però ti fanno capire. Perché non è detto parlare troppo, no, essere innamorato, ma quelle poche parole, quelle giuste, ti colpiscono. E a me mi è colpito sia quando giocava, perché io vedevo taciturno, come dicevi tu, perché io me ne vedevo tante partite vostre, perché avendo una tenera età, quindi è giusto anche che li attenzionavo. Ma ed era, ecco, l'umiltà. Ecco, questa è quella che mi fa gioire. A me il calcio, se devo prendere al di là delle soddisfazioni, ma ci sono stati momenti belli, felici, positivi, ci sono stati anche momenti meno belli, meno felici e meno positivi. Il calcio è così, lo sport è così. Come la vita. Però voglio dire, a me il calcio ha insegnato, primo di tutto, l'umiltà. Poi mi ha insegnato a stare insieme a un gruppo, quindi a socializzare. Guardate che noi non stavamo insieme a un gruppo, il gruppo non era formato come oggi, per esempio qua, a squadra di promozione, a squadra, cioè siamo tutti della stessa città o comunque delle città limitrofe. Là il gruppo era formato da 20-25 giocatori, ma chi veniva da Vicenza, da Torino, da Genova, cioè da tutte le varie parti d'Italia, per cui naturalmente c'era chi la pensava in un modo e chi non la pensava in un altro modo. E quindi un po' cercare di socializzare, perché per andare d'accordo devi socializzare, questo è stato un grande insegnamento che mi ha lasciato il calcio, senza dubbio. Anche perché io personalmente potevo raccontare tanti aneddoti, ma l'aneddoto principale, più importante della mia svolta dal punto di vista che poi fece anche, mi fece fare anche il capitano del Catania, fu quando io, perché guardate che io prima di questa di questo diciamo evento io ero un timido, ero taciturno, un po' come la Brocca, stavo zitto, ascoltavo, andavo appresso, rispettavo gli altri, cercavo di imparare dagli altri, ma stavo zitto, però subivo sempre batoste dal punto di vista diciamo del comportamentale, nel senso che mi tenevano, gli altri mi consideravano, gli altri miei compagni mi consideravano un ragazzino, il cucciolo della situazione, sempre un ragazzino. Poi un giorno invece, in una famosa albergo di Chieti, ci sedemmo dopo una partita persa, l'allenatore era Capelli, ci sedemmo e Capelli ci fece parlare tra di noi. Uno di quelli che fece lo spocchioso o nel parlare come al solito, e lo era così, era Bertini, Giovanni Bertini, al che, siccome io l'avevo individuato come l'artefice, secondo me, di quella che era stata la sconfitta o comunque di quelle che erano state le prestazioni negative, molti non li sanno queste cose, va bene, io a quel punto esplosi e cominciai a dirgliene di tutti i colori, accusarlo a destra e a sinistra, dirgli la verità, così come ormai io sono abituato a dirla quando voi mi sentite e magari a qualcuno dà fastidio, a dire la verità, temendo, pensavo dentro di me mentre che dicevo queste cose, ora questo mi dà uno schiaffo e mi appiccica al muro, perché insomma era un armadio. Ebbene non fu così, ebbene fu chiarito, ebbene da quel momento io cominciai ad essere qualcuno che rappresentava qualcuno dentro lo spogliatoio. E da quel momento cominciarono anche a farmi fare il capitano. Non vi dico la gioia di fare il capitano della propria squadra, della propria città. Basta, ho chiuso. E io direi, con questa bella parentesi, prima con Mimma La Brocca, poi con questo aneddoto, ma io sono sicuro che lei, Nino, tu verrai a trovarci altre volte, quindi
ne parleremo, perché sono cose che non si sanno e sono, sono belle. Io prima di mandare gli highlights, prima di mandare gli highlights, e Davide poi li commenteremo insieme, li vedrai lì e li commenteremo insieme, passo però dal mister De Cento, perché io le voglio chiedere una cosa. Abbiamo parlato della partita ieri, abbiamo parlato di questo attacco sterile, di questo ennesimo 0-0, della mancanza di occasioni, quindi anche la mancanza, diciamo, di concretezza in attacco. Però c'è qualcosa di buono, c'è qualcosa di buono, perché il Catania non ha preso gol ancora una volta, quindi diciamo che possiamo salvare, quantomeno al di là della partita di ieri, che è stata condizionata anche dalle condizioni climatiche, possiamo salvare la prestazione dei difensori centrali, possiamo salvare la prestazione del portiere? No, io non la penso così assolutamente. Io sono da un parere che bisogna giocare per vincere la gara, non per il risultato dello 0-0, anche perché credo che una vittoria, preferisco più una vittoria e una sconfitta che piuttosto tre pareggi di seguito, che mi porta a una condizione molto diversa. Io dicevo poco fa, se noi racchiudiamo tutto nella partita di Catanzaro, lo 0-0 ci sta tutto. Purtroppo ci si porta dietro un po' di risultati negativi, e la preoccupazione delle tifosi in genere è quello che andiamo a affrontare fra qualche giorno. Riuscirà sta squadra a vincere alcune partite fondamentali, certo, affinché si tiri fuori dalle zone basse della classifica? Perché sinceramente se ti scivola il piede, poi se una situazione se andremo a finire nel dilettante, e Catania credo proprio che non meriti quelle categorie, assolutamente. Assolutamente no, assolutamente no. Già, ci sta stretta, mister, la Lega, però possiamo dirlo. Possiamo dire che il Catania meriterebbe altri palcoscenici. Ma è di necessità, dobbiamo fare per tutti, c'è poco da fare. Non possiamo andare più a guardare indietro, ma andare avanti. Prendiamo quello che abbiamo. Davide, io so che in regia ora ci stanno mandando gli highlights. Tu li vedi su quello schermo, li commentiamo insieme. Vabbè. Perché è stata una partita in cui le occasioni appunto non sono state, diciamo, grandissime. È stata però... Qua vediamo appunto l'inizio, si vede anche dalle magliette, il vento, diciamo, che ha colpito lo stadio di Catanzaro. Il Catania subito ha provato a muoversi, diciamo, nella parte offensiva, sfruttando anche il fattore vento. Guardiamo qui la prima punizione, qua il portiere riesce a mettere in corner non fidandosi della presa. Poi c'è stato un corner, appunto, e sempre qua la palla è stata, diciamo così, portata via dal vento. Notiamo che sono comunque da calci da fermo, sì, questi due tiri. Sì. Qua c'è stata un'altra percussione d'ora di gara alla sinistra, che si è spenta poi sul fondo dopo una deviazione. Come dicevi giustamente tu, soprattutto nel primo quarto di gara, i pericoli sono arrivati da calci piazzati. Poi qua un altro tentativo, come diceva anche il nostro Nino Cantone, da fuori. Poi il Catanzaro ha provato a farsi vedere, è uscito dalla propria metà campo, ha provato a farsi vedere in area offensiva. Qua la palla si spegne sul fondo, e il vento comunque ha condizionato tutto il primo tempo, come dicevamo, Davide. Sì, infatti, la prima mezz'ora soprattutto, anche tutta la gara, il vento... Qua un'altra percussione appunto della squadra calabrese, però il pallone si spegne ben lontano dalla porta difesa da Liverani. E comunque non ci sono state grandissime occasioni, un altro calcio piazzato, come possiamo infatti vedere. Infatti, ribadisco quello che ho detto poco fa, i tiri da fermo del Catania nella prima mezz'ora ha fatto di tutto, soltanto questo qua, niente di particolare. È Grassi, il portiere del Catanzaro, comunque non si è fatto trovare impreparato. Un altro calcio di punizione, sempre sulla corsia di sinistra. Ancora una volta Grassi in presa bassa. Allora a quel punto il portiere già aveva capito il gioco del Catania, perché soltanto tiri da fermo. Sì, praticamente sì. Ancora il Catanzaro che invece prova a manovrare in avanti. Ha avuto meno occasioni del Catania, però la differenza è che comunque sono state... occasioni costruite, diciamo, palla a terra, e hanno provato a portare la palla anche dentro l'area del Catania piuttosto che tirare fuori. Un'altra azione della squadra calabrese, qui vediamo la percussione sulla destra, il pallone che arriva poi sulla fascia sinistra, ancora una volta dribblano ma la palla finisce fuori. Sono controvento qua, eh? Sì, sono controvento appunto per... Quindi la scelta con maggiore difficoltà. Qua siamo invece nel secondo tempo, il Catanzaro ci prova sempre da calcio d'angolo, ma il pallone si spegne sul fondo. Qui diciamo che il vento poi è anche scemato un poco. Un'altra percussione del Catanzaro, la palla però arriva ben lontana dalla porta. Comunque dopo un'ora di gioco il Catania un'azione non l'ha sì, saputa creare. Sì, sono stati praticamente tutti i calci piazzati. Ancora un altro corner per la squadra giallorossa. La palla però arriva sempre... Il limite offensivo di gioco è evidente a tutti. Sì. Non si può andare in trasferta con cercare sempre una soluzione personale
per finalizzare al meglio il gioco. Sì, qui un'altra azione del Catanzaro, sempre sulla sinistra, sempre di testa. E poi qui, questa attenzione, perché è stata l'occasione forse stata più l'occasione importante della della partita, del Catanzaro, meno male. Perché dopo la torre, diciamo, dell'attaccante, sono andati bene in due. Poi qui vediamo calcio di punizione per il Catania al limite, la palla però si infrange sulla barriera della squadra calabrese. Siamo quasi in chiusura di match, ancora il Catanzaro ci prova, questa volta la fascia destra, prova la percussione ma si fa trovare pronto Liverani. La maggior parte sulla fascia destra, sì. La fascia sinistra del Catania hanno attaccato, dove c'era un difensore che non può fare il terzino sinistro. Qui vediamo la bella parata di Grassi, è stata una bella parata di Grassi che si è fatto trovare preparato sullo stacco dell'attaccata del Catania. La partita è finita con questa azione. Il risultato secondo me è giusto. Il risultato 0-0 giusto secondo te? Niente di più. Il Catania, se per un'ora una squadra che va in trasferta si limita a tirare da fuori area con la speranza che succede qualche cosa, no, un errore diciamo difensivo. Che anche è vero che oggi le gare si vincono sulle emozioni e caccia da fermo, che sia ben chiaro, è cambiato, ma stiamo parlando di una volta, se ci si lavora due ore ogni fine allenamento su quale da fermo, se ci lavora molto due di più ore, rispetto a una volta certo. Molto di più oggi si può che alcune partite perché si parla di Juventus, parliamo di calcio a certi livelli in cui c'è tre difensori di 2 metri ciascuno e facilmente sblocchi una gara in questa maniera. E ribadisco, ogni fine allenamento ci si lavora un'ora e mezzo, calcio da fermo. E sabato, anche ai tempi di Nino, me lo ricordo, andavo allo stadio, vedevo loro che si allenavano un'ora, sabato calcio punizione. La testimonianza è quello che stai dicendo tu. Io ho visto la partita Cagliari-Pescara sabato, a prescindere che ha vinto, la superiorità Cagliari per 2-1, la superiorità del Pescara, un gioco bellissimo, il cioè, primo tempo è stato sì. Ma vedete il calcio di piazzato del Pescara è stato straordinario, beh. Una triangolazione perfetta, giustamente hanno poi intervistato Oddo dopo settimane finalmente, diciamo, è chiaro che come dici tu si lavora, perché oggi essendo giorno, che il gioco del calcio è più spazi ristretti, si conosce tutti, magari si conosce tutti, difficilmente di tutto, tu devi sperimentare. Infatti Oddo, come Oddo ce ne saranno altri, cioè quando tu riesci, ecco, questa è la testimonianza. Il calcio da fermo oramai lui che dice, sono no, fondamentali, rispondendo Davide. A Davide che dice ha fatto solo 5 punizioni, vero è che l'ha sfruttato male. Ma se realmente. Ma perché realmente ha provato a tirare in porta? No, ma scusate, cioè, perché come diceva prima, a favore di vento, a favore di vento, loro hanno approfittato di una possibile debolezza. Però le difficoltà di ieri, io non ho attenzione ieri di farci pensare, perché il vento l'ha fatta da padrone, quindi tu magari la studi in un modo, poi in quell'altro il tempo ti cambia la traiettoria per quella partita di ieri. Però giustamente che tu credo che lo faccia anche l'allenatore del Catania, ci mancherebbe, li studia, le lavoro durante la settimana. Ma poi non fanno nulla. Credo. Non fanno nulla, perché quando c'è un calcio di punizione, quello tira, giustamente quello, ha fatto bene. Quello di ieri magari in porta perché cercava di sfruttare il vento. Ma dopo di che cosa hanno costruito? Ma ieri non hanno costruito una latitanza di gioco per 40 minuti, che completamente. Che è una delle più scarse squadre tecnicamente della serie della Lega Pro. E Catanzaro controvento nel primo tempo ha cercato di poi non hanno beccato lo specchio della porta, ma hanno cercato e hanno avuto anche l'occasione, voglio dire, non è tanto, ma tu poi magari puoi anche sbagliare, poi, ma se non crei le occasioni come fai? Pangolo ha detto potevamo anche vincere, ma potevamo anche vincere quando? Se è vero che entrava quel tiro di testa al 90esimo, noi del Vento non ne parlavamo più, sicuramente pensavamo ai 3 punti, si parlava ai 3 punti. Io non, adesso il pareggio va bene, ci mancherebbe altro. Alla fine il pareggio, meglio pareggiare che non perdere la partita, comunque in ogni caso fai classifica. Però io non vedo una squadra, non vediamo il gioco, non vediamo un'anima in questo Catania, questa è la verità. Non vedo una squadra, scusaturi, aggressiva, sì. Non c'è, che aggrediscono il portatore di palla. Ma non c'è pressing che lo completamente, che lo devono fare tutta la partita. Nino. Ma che lo facciano per una mezz'ora sparsa durante tutta la partita. Ma non li vedo. Ma io per quella partita di ieri non do un giudizio ben preciso, perché purtroppo essendo che c'era il vento, c'è chi si può adattare, c'è tutta una componente. È passati 0-0 come ma ad esempio quelli con il Monopoli. La partita di ieri è una partita anomala, per come la partita anomala. In altre partite che abbiamo visto, vedi Ischia, non infatti, pervenuto, il Catania, ma quella di ieri è tutta una partita diversa a mio avviso. Mister, io la devo interrompere un secondo, perché come in ogni puntata la nostra Clelia
porterà l'ultimo numero della nostra rivista ai nostri ospiti. Vi ricordo appunto la rivista nuova, se non sbaglio. Sì, sì, è il nuovissimo numero. La posso prendere un attimino io qua? La facciamo ovviamente vedere. Se la può prendere, se la può portare, visto se no l'Atleta lo faccia, lo faccia subito, facciamola vedere. Clelia ora distribuirà ai nostri ospiti appunto l'ultimo numero della nostra rivista Globus Magazine, perché ricordiamo, mister, che noi qui veniamo ogni lunedì alle 15 a parlare di Catania, ma ci sono appunto tanti altri programmi, ci sono tante altre persone a 360 che lavorano, gradi. Lavorano per far sì che si faccia questo programma, quindi i nostri tecnici, ma anche al di là di questo programma. Quindi leggetela, guardatela e approfonditela, diciamo. Mister, lei stava dicendo appunto ieri, quella di ieri è stata una partita sicuramente da non prendere come esempio, perché condizionata da tutti questi problemi. Scusami, cosa è successo? Mi ha tolto la copia originale. Va bene, Nino, resta il capitano e te la concedo. Va bene, ma stavamo dicendo che appunto quella di ieri è stata una partita che lei diceva di non prendere, di non prendere come esempio negativo, perché comunque condizionata appunto dalle condizioni climatiche. La prossima partita però sarà quella che vedrà il Catania ospitare la Casertana che è quinta in classifica, quota 40 punti, viene però da un brutto momento, perché viene da tre pareggi e da una sconfitta, quella maturata appunto nell'ultimo turno contro il Cosenza, e soprattutto ha tanti problemi, diciamo, in organico, perché tra infortuni e indisponibilità varia agli uomini contati. Io inizierei da mister Decento, poi arriviamo a giro e io arrivo da lei. Va mister, bene. Un attimo. Doveroso, l'ospite è sacro. Come vede questa partita? Che avversario affronterà il Catania? Io credo sia un avversario difficile, perché la Casertana, ribadisco, aveva fatto la squadra per vincere questo campionato. Non tanto mi preoccupa la Casertana, io ho paura tra parentesi, della psicologia dei giocatori del Catania. Se hanno dei problemi interni tra di loro, se c'è qualche problema con la società, a noi quello che interessa da tifosi, tra parentesi, è la salvezza. Poi che vinca con la Casertana o perda con il Monopoli, sinceramente non me ne frega più di tanto, a noi interessa solo che questa squadra si salvi per quest'anno, che si tiri fuori dalle basse, dalla zona della classifica bassa, si tiri fuori e poi si possa già cominciare a preparare l'anno prossimo. Sto parlando da tifoso. Se parlo da parte in causa, naturalmente è importante, fondamentale domenica non perderla in casa la gara. Nino, che risposta dobbiamo attenderci dal Massimino per la prossima partita? I tifosi sosterranno la squadra secondo te, oppure abbiamo visto anche nelle ultime partite comunque ci sono state proteste anche abbastanza plateali, anche nell'ultimo match che il Catania ha vinto in casa, i tifosi durante l'intervallo hanno coperto di fischi i giocatori rossazzurri. Secondo te quale sarà la risposta? Quale dovrebbe essere la risposta dei tifosi? I tifosi sono il vero termometro di quello che può essere una situazione, in questo caso dal punto di vista sportivo e calcistico. E se i tifosi hanno contestato, intanto quelli sono i veri tifosi, perché nonostante tutto continuano ad andare allo stadio, perché hanno sempre dichiarato che non importa la categoria, importa la maglia rossazzurra. E questo a tutte queste persone fa onore senza dubbio, e ci saranno. Ma quando il tifoso contesta una squadra, anche se è perché vede che, siccome il tifoso è abituato a Catania ad essere il dodicesimo uomo in campo, e siccome questi ragazzi me lo dicono a parole che il tifoso è il, ma poi c'è, se vedono che c'è poco impegno, o comunque che la squadra ospite di qualsiasi livello sia, e il livello, ripeto, è sempre basso, spadroneggia in campo e costruisce delle azioni, c'è qualche cosa che non va. E allora io do sempre ragione ai tifosi, io mi auguro, come diceva Saro, che ci sia una buona partita, ma soprattutto mi auguro che il Catania riesca a trovare i modi, la mentalità e le condizioni, dietro la spinta della gente che verrà allo stadio, di poter ottenere questi benedetti tre punti, che sono difficilissimi contro la Casertana, è vero,
perché nonostante le deficienze che c'ha, ma il Catania è una squadra che tecnicamente solamente che non ha mai dimostrato una certa grinta, una certa determinazione, che è quella che ci vuole in queste categorie. Io mi auguro che il Catania riesca in un modo o nell'altro a fare solo la partita, con buona pace di tutti, e che Catania in questa maniera ottenga 3 punti importantissimi e diciamo che lo portano alla quasi matematica salvezza. Davide, io so che tu sei... ho visto un po' il tuo lavoro, ho visto un po' quello che fai, ho visto quanto ne sai di calcio. E quanto ti appassiona appunto questo mondo. Questo mondo, come vedi questa gara? Allora, ascolta, io penso che innanzitutto un discorso per i tifosi: il tifoso ci deve essere sempre, qualsiasi sia la categoria, qualsiasi sia il momento del Catania, ci deve essere sempre a sostenere e a sostegno. Le partite storte, le annate storte ci sono sempre in qualsiasi club, in qualsiasi categoria. Noi siamo un po' particolari, perché è vero che noi siamo un'anima in più, una marcia in più del Catania, da sempre, e sempre lo saremo. La partita è una partita molto difficile. La Casertana fino a qualche settimana fa ha dominato questo campionato dalla prima giornata d'ora. Ora ha un mesetto che le cose sono andate un pochettino sul chivalasi, anche per problemi interni, anche perché ho visto che comunque la Casertana ha subito dei torti arbitrali. E infatti ora si sbaglia 4 punti col Benevento ed è scivolata fuori dalla zona playoff, sì. Addirittura, perciò verranno qui con il coltello fra i denti, perché loro vogliono sicuramente prendersi 3 punti, dato che ha più di un mese che non fanno bottino pieno da nessuna parte, né in casa né fuori casa. È una partita complicata, molto complicata, perché a parte la Lupa Roma e il Martina Franca, che giù sono lontani da noi, la classifica è molto corta. Basta 3 punti, basta una vittoria, una sconfitta, che si è risucchiati nella zona play-out. E noi, ora come ora, dato che ormai mancano 11 partite, a essere risucchiati nella zona play-out potrebbero aprire scenari un pochettino pericolosi. Soprattutto che sul campo abbiamo fatto 35 punti, ma in realtà ne abbiamo 25. Questa è una cosa che pesa molto nella psicologia sia del giocatore che dell'allenatore. E io sono convinto che tutti questi 0-0 fuori casa o anche in casa, questi pareggi o queste partite stendate, è più un problema psicologico che un problema di altro, perché abbiamo avuto giocatori affermati in questa categoria, come Galil, come altri giocatori, che risentono, secondo me risentono molto di questo fattore. Perché se è una cosa che era di 1 o 2 punti, magari, però noi dobbiamo ricordare che i punti erano stati 14 o no, 11. Poi ce l'hanno ridati, ora siamo a 10. C'è stato un po' di caos. C'è stato un po' di caos. E questo fa. Io per la partita mi auguro che giustamente vinga il Catania. Da tifoso mi auguro che vinga il Catania. Tutti. Speriamo che le cose si mettano per come vogliamo e non per come vengono. Mister, io come le avevo promesso, mi sono fatto tutto il giro dei nostri ospiti e ora sono tornato da lei. Questa partita difficile, questa Casertana sicuramente ben preparata, una delle formazioni più preparate del campionato, nonostante il momento diciamo poco felice. Questo Catania che, come diceva giustamente Davide, probabilmente risente anche del fattore psicologico, questi risultati che sono probabilmente anche figli della penalizzazione e di tutto ciò che avviene nell'ambiente societario e non... il suo pronostico per questa gara? Io concordo con quello che hanno detto loro, indubbiamente, perché tutte le partite sono difficili e complicate, vedi specialmente le Caproe e nella situazione del Catania. Io non faccio pronostici perché purtroppo non l'altra volta me l'ha fatto, mister. Sì, l'altra volta uno l'ha azzeccato. Uno su 1000. No, vabbè, uno su comunque 4, è chiaro, è inutile che ce nascondiamo dietro il dito. No, il pronostico è quello di vincere la partita, i 3 punti c'è poco da fare, a prescindere che sia complicato o meno. Parli da tifoso allora. Da tifoso. Parlando da tifoso. Solo da tifoso. E non c'è altra alternativa. Se poi ti può parlare del lavoro, è più complicata la cosa. Quindi desidero parlare da tifoso, vedi, con entusiasmo. Perché a prescindere dalla dichiarazione che ha fatto il presidente della Casertana, che prima non voleva venire a Catania, sì, per polemica giusta, per carità, polemica sul ora momento, ci mancano magari molti elementi, eccetera,
gli undici che scenderanno in campo daranno il massimo, indubbiamente, perché vengono in una piazza come Catania, rivalsa nei confronti dell'arbitraggio e via discorrendo. Quindi per cui è chiaro che ci dobbiamo aspettare una partita sabato un po' più particolare. Ecco, lì ci vuole ora, come ci sarà sicuramente, l'aiuto dei tifosi, e questo è fondamentale. Io mi auguro che non ci siano dei fischi, ma addirittura appena entro che ci siano degli applausi, e lì rincuorare i tifosi. Tu, Saro, fai l'allenatore, hai giocato ad alti livelli, quindi sai che cosa vuol dire a livello psicologico, a livello di adrenalina che ti sale. Però è anche vero, come dice Nino, deve essere anche il giocatore, sì, a far sì che il tifoso venga ti applauda, ti incita. Ma quando tu non rincorri una palla, quando tu fai sembrare un po' una partita scialba, il tifoso è il primo che ti fissa e ti critica. Mister, noi siamo in chiusura. Io, notizia flash, le ricordo anche, perché lei già lo sa, che il nostro, ormai possiamo dire nostro, Pino Rigoli, che abbiamo avuto lo scorso settimana al telefono, ha vinto anche questa giornata con la sua Agragas, 5 vittorie. Ho mandato bel messaggio, 5 oggi vittorie consecutive, ce ne parlerà nella prossima puntata, sperando appunto. No, ma parlate di Rigoli se lo merita, parlate anche di Di Grazia. Parliamo anche di Grazia, essere tutto, di Grazia, essere, ne hai parlato già tu abbastanza. No, vabbè, ma non ho parlato. No, non abbiamo parlato di Rigoli, di Grazia, che tanto bene sta facendo con l'Agragas, ne parleremo la prossima settimana. Senza di me. Senza di te, ma so che ci verrai a trovare qualche altra volta. Speriamo con un bel collegamento, vediamo, Barlassina? Parleremo di Catania Casertana. Non diciamo chi non deve... Non diciamo niente. Deve essere sempre una sorpresa. È come giusto che sia. Ma è questo, allora è finito. Come giusto che sia, parleremo di Catania Casertana, di tutto ciò che succederà questa settimana, di tutto quello che succederà anche... perché no, all'Agragas appunto, qualora di Pino Rigoli. Giusto. Noi siamo in chiusura, come sempre, come ogni lunedì, torniamo lunedì alle ore 15, sempre qui su Globus Television. Io sono Alessio Nicotra, abbiamo avuto con noi Mister Saro Decento. Buonasera. Nino Cantone. Ciao a tutti. Davide Scuderi. Buonasera, ricordiamo, grazie, anche il sito orgogliepassione.com. In costruzione. In costruzione, ma arriverà. Arriverà. E alla mia destra, come sempre, il mister Turidista. Non mi confondete, vedete, uno dei mister. Il mister Turidista. Cioè, perché, come età sono d'accordo, perché sono un po' più anziano, però qui, comunque, a prescindere questo, ecco, il bello di questa trasmissione, siamo una famiglia. E quando c'è una famiglia, diciamo quello che noi abbiamo dentro il cuore, con pregi e difetti, li accettiamo, li condividiamo, eccetera, eccetera, sempre con il sorriso. Forza Catania! Cuore rosso azzurro, e Nino è uno dei rappresentanti di Catania e del Forza Catania. Direi che possiamo chiudere alla grandissima, mister. Un saluto da Alessio Nicotra. Calcionate, i commenti in casa rosso azzurra. Programma a cura di Gaetano Ligretti. Farmacia San Mauro, cortesia e professionalità. Cosmetica, fitoterapia.